Ciao ragazzi, io sono Carmine e benvenuti in K contenuti comprensibili con Carmine. Oggi analizzeremo dei modi di dire in italiano. I modi di dire sono delle frasi che vengono utilizzate per esprimere qualcosa, per creare una figura, ma quando utilizziamo un modo di dire non stiamo dicendo veramente quello che sembra che diciamo, ma intendiamo qualcos'altro. I modi di dire che vi spiegherò oggi sono dei modi di dire molto semplici e sono semplici soprattutto perché sono facili da tradurre. Infatti, spesso e volentieri la difficoltà con i modi di dire è quella di riuscire a tradurre in un'altra lingua il proprio modo di dire perché non c'è un corrispettivo, non c'è un modo di dire uguale nell'altra lingua per capire esattamente che cosa stiamo dicendo e quindi divengono difficili da spiegare. Questi modi di dire invece hanno una traduzione, scusate, uguale in inglese. Iniziamo subito. Il primo modo di dire è in italiano l'erba del vicino è sempre più verde, che si può tradurre con The grass is always greener on the other side. Che cosa significa? Che quando guardiamo qualcun altro, ci sembra sempre che stia meglio di noi, che tutto vada bene a lui e tutto vada male a noi, e quando ci confrontiamo con le altre persone, ci sembra sempre di stare peggio. Ma non è vero. È solo una questione di prospettiva. Il secondo modo di dire è, in italiano, prendere due piccioni con una fava. In inglese viene tradotto con to kill two birds with one stone. Che cosa significa? Che al prezzo di una sola azione o di una sola cosa riusciamo ad ottenere più risultati. Dovete immaginare quindi di avere una fava, che è una cosa da mangiare, un legume, di mettere questa fava da qualche parte e arrivano due piccioni volando a mangiarla. Voi li acchiappate e quindi non prendete un solo piccione con una sola fava. Mettete una fava, arrivano due piccioni e voi li acchiappate. Posso dire, per esempio, sono andato a fare la spesa col cane e ho preso due piccioni con una fava, perché ho sia portato a passeggiare il cane, che era una cosa che dovevo fare, e ho anche fatto la spesa. E questa espressione la possiamo utilizzare per tantissime cose diverse. Per esempio, nel mio caso io potrei dire ho fatto un video in norvegese, così ho sia fatto pratica sia prodotto un video per YouTube e ho preso due piccioni con una fava. Andiamo avanti. Avere il pollice verde. In inglese to have a green thumb. Che significa avere il pollice verde? Significa essere bravi con le piante. Una persona con il pollice verde, come me, per esempio, riesce ad avere delle piante rigogliose, diciamo, significa delle piante belle che stanno bene, che sono sane. E niente, questa si usa semplicemente in questa maniera. Una persona che uccide tutte le piante che compra può dire non ho il pollice verde. Una persona invece che riesce a far germogliare, quindi a far crescere qualsiasi pianta, è una persona con il pollice verde. Questo si chiama pollice, indice, medio, anulare, mignolo, tra parentesi. Poi, essere nella stessa barca. In inglese, to be in the same boat. In italiano, essere nella stessa barca, declinato, quindi siamo nella stessa barca, siete nella stessa barca, sono nella stessa barca, significa essere nella stessa situazione. Se io, per esempio, ho un problema e un'altra persona ha lo stesso problema, abbiamo due problemi uguali, possiamo dire siamo nella stessa barca. Per esempio, sto aspettando il treno, il mio treno è in ritardo, la persona, dall'altra parte della stazione, mi dice, sto aspettando il mio treno è in ritardo, io posso rispondere siamo nella stessa barca. Ok? E di solito essere nella stessa barca viene usato più per esperienze negative, quindi quando qualcosa di brutto succede, te ne lamenti e dici uffa,
un'altra persona ti dice siamo nella stessa barca. In italiano abbiamo anche un'espressione collegata, non so se c'è un corrispettivo in inglese, che è mal comune e mezzo gaudio. Significa se due persone stanno male insieme, si sentono un pochino meglio. Quindi quando due persone sono nella stessa barca, almeno possono dire vabbè, mal comune e mezzo gaudio. Ma andiamo avanti con l'ultima espressione, erano solo 5 espressioni, che ha una traduzione in inglese diretta ed identica. Sono tutto orecchi. In inglese, I'm all ears. I'm all ears. Sono tutto orecchi, significa sono fatto tutto quanto di orecchio. E questo significa sono molto interessato. Se una persona, per esempio, viene da te e dice ho uno scoop, ho un gossip, ho una cosa da raccontarti, piuttosto che dire sì, sono interessato oppure ok, ti ascolto, puoi anche dire ed utilizzare l'espressione sono tutto orecchi. Quindi ti ascolto con molta attenzione. Bene, questo era un video breve, spero come al solito che vi abbia aiutato e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!